21 in punto, il 14esimo appuntamento con Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Si è chiuso il Giro d'Italia, si è chiuso con la vittoria di Alberto Contador, ma è stata, rispetto alla settimana scorsa, rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, rispetto a giovedì scorso, un finale davvero molto molto interessante, perché Aru ha vinto le ultime due tappe in salita, ha fatto davvero un figurone riscattando un po' la crisi del Mortirolo e anche la Supercrono, dove era andato così, parleremo di questo, ma tra un po' vedrete, lo studio è pienissimo e quindi capirete anche la squadra che abbiamo in studio, una squadra di ragazzi e ragazze, e quindi siamo particolarmente contenti, perché sono quando abbiamo una squadra molto corposa siamo sempre molto molto contenti. Parleremo del Giro d'Italia, vi presenteremo una squadra, ma parleremo anche del ciclismo di casa nostra, quello che si è corso, e anche ovviamente nel finale della trasmissione parleremo anche del ciclismo che verrà. Comincio con il presentare gli ospiti, ovviamente il saluto il primo e l'applauso il primo è per il parole di casa, Luciano Robottini. Ciao Luciano! Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. E poi lo ritrovo con molto piacere, perché ci deve raccontare quanto di buono ha fatto la sua squadra, le Pesche Nettarine, Gabriele Marchesani. Ciao Gabriele! Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Facciamo un salto, ve lo presento per ultimo il secondo ospite, poi capirete perché, lo ritrovo con piacere, Cristiano Taccone. Ciao Cristiano! Ciao! Parleremo di ciclismo di casa nostra, di mountain bike, lo faremo con Paolo Festa. Ciao Paolo! Grazie. E con Luca Gala. Ciao Luca! E poi sugli spalti, adesso dopo facciamo anche la coreografia, la facciamo, che non ho ancora presentato chi è il coreografo e quindi dovete aspettare un po', però l'applauso più grande è per il Velo Club Mosciano. Ciao ragazzi! Con il direttore sportivo Gabriele Di Bonaventura per presentare il prossimo ospite. Stasera ci allunghiamo un po' con l'anteprima, tanto facciamo un po' come ci pare. Guardatevi come prepara le corse, guardate. Dici baci, in partenza, go. Ma no, dopo. Capito? Sì. Oggi puoi andare pure nel rapporto, ok, basta spingere oggi. Lui ti dice go, stop, derecho, di schierda, come te fa, ok? Pronti via, dentro, ma non tu, a seguire. Se poi non succede niente, vicino a lui. E poi... Ok? Questo che cos'era? Il sorriso, quando sale. Stefano Giuliani, ciao Stefano! Grazie. Direttore sportivo di ritorno dal Giro d'Italia della Pantini di Poderosa, poi faremo una moviola, ci spiegherai che cosa volevi dire bene a Disci Basci. Ci fermiamo per l'anteprima, un po' di pubblicità, non cambiate canale, tra poco inizia Velo numero 14. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Europa Ovini. Da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripateatina. Chieti. Il presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna vi invita all'edizione numero 68 del Trofeo Matteotti, la gara ciclistica sul percorso più bello e tecnico del mondo. Pescara, 19 luglio 2015. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo.
Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manopello, via Vallone 16. Oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata. Sono vicini a te. Pronti a partire per questo 14° appuntamento con la nostra rubrica dedicata al mondo del ciclismo. Prima dell'anteprima abbiamo presentato gli ospiti di questa serata e vi ricordo che potete interagire con noi al numero che tra un po', appena finiscono i credits, eccolo qua. 392-623-7060 è il numero con cui potete interagire con noi, fare domande, considerazioni, anche un saluto. Ovviamente noi saremo ben lieti di mandarli in onda. Si è chiuso il Giro d'Italia, che è l'argomento principe di questa serata. La vittoria di Alberto Contador sul podio 2 Astana, secondo Fabio Aru, splendido sia a Cervinia che al Sestrier. Terzo Landa, un po' quella che si è rivelata la sorpresa di questo Giro d'Italia, due corridori Astana, ma ovviamente questa sera faremo un bilancio di quella che è stata, di quelli che sono stati 21 giorni di tappe in giro per il nostro paese. Io ovviamente questa sera, per dovere di ospitalità, Luciano lo chiamerò in causa tra un po', perché comincio con chi il Giro d'Italia lo ha corso con la sua Fantini, Stefano Giuliani. Stefano, dicevi, è stato un giro mai così duro, cioè non te l'aspettavi così duro? Ho corso in macchina. Corso in macchina soprattutto, che mi sembra un bel vantaggio. È stata veramente dura. Esasperazione, oramai le gare a tappe come il Giro di Spagna, il Giro di Francia, il Giro d'Italia, tutti vogliono vincere, ma le forze in campo poi si sanno
Si sa com'è, è stato un giro veramente duro perché non c'è stato un giorno che di tregua, ogni traguardo era importante, dal primo traguardo volante al premio combattività, qualsiasi traguardo era importante per tutte le squadre. C'è stata proprio una differenza tra le Pro Tour e le Professional che si è visto parecchio, perché oramai il ciclismo di oggi è tutto proiettato al breve. Le grandi squadre come l'Astana programma il Giro d'Italia con un blocco di atleti che già sono di valore più al 120% delle loro possibilità, perciò c'era poco spazio per le squadre un attimino meno attrezzate. Vince Contador, però parlavamo prima di andare in onda, quattro tappe di montagna le ha vinte tutte e quattro l'Astana, Madonna di Campiglio e Aprica l'ha vinte Landa, Sestriere, Cervinia, Aru, eppure è arrivato solo un secondo e un terzo posto. Contador vince ma senza mai vincere, giusto così? Ah, giusto così, sai, è sempre opinabile. Poi io sono un tecnico della Nippo Vinifantini, è difficile andare a giudicare nelle case degli altri. È normale che la Stana si è visto subito che era la più forte, molto probabilmente Contador è un fuoriclasse, ha saputo sfruttare bene e tutte le situazioni, e poi sinceramente quando sei a quei livelli basta una bucatura e puoi perdere il giro, perciò a volte si fa fatica a vincere una tappa. Penso la pressione che può avere uno come Contador, penso che sia un fuoriclasse proprio per quello. La Stana si è giocata le sue carte, forse molto probabilmente ha qualcosa da recriminare, ma penso che alla fine ha vinto il campione, la classe che è in Contador. Campione di talento Contador Gabriele, proprio perché forse nell'unico giorno in cui si è trovato davvero in difficoltà è riuscito a gestire. Ma in effetti avete detto benissimo, cioè Contador ha dimostrato in questo Giro d'Italia che effettivamente è un campione con la C maiuscola, e l'ha dimostrato quando ha forato e ha dovuto riprendere su un minuto, non mi ricordo su quale salita, sul Mortirolo, ha recuperato un minuto sul gruppo di testa dove c'erano tutti gli uomini a Astana, dopodiché ha dimostrato insomma tutta la sua forza, quindi è stato un giro Contador contro l'Astana. Però io ci tenevo a sottolineare, ecco, il fatto che il ciclismo italiano sia risorto tra virgolette, perché comunque abbiamo visto l'unica squadra Pro Tour italiana quale è la Lampre aver vinto quattro tappe, giovani interessanti italiani come Formolo, comunque come Viviani, che hanno vinto delle tappe importanti. Come diceva Stefano, è vero che poca apparizione comunque per le professional, sia per volere di budget che di caratura a livello atletica, però comunque anche la Bardiani ha fatto su una tappa, una bella tappa con Boen. Quindi secondo me il ciclismo italiano si è rivalutato con questo Giro d'Italia. Per quanto hai visto durante questo giro, insomma, è innegabile la forza di Contador, però c'è da dire che poi, vedendo la classifica finale, si tira la linea e si fanno anche dei conti matematici, probabilmente Contador ha vinto il giro a cronometro. Questo sì. È un discorso un po' semplicistico. È un dato di fatto, però come ci può testimoniare uno degli addetti ai lavori, come Stefano Giuliani, insomma, quando si fa una corsa a tappe ci sono anche le cronometro, e oggigiorno per vincere una corsa come il Tour de France o il Giro o la Vuelta bisogna essere dei corridori completi e quindi andare bene in tutte le specialità. Credo che quindi Contador l'abbia dimostrato alla grande, che con la cronometro insomma ha fatto sul giro. Però sulla cronometro volevo intervenire, nel senso che io sono convinto che la cronometro ha favorito poi le 5 vittorie o le 4 vittorie dell'Astana, perché sì, la cronometro ha dato una classifica netta, precisa, con un Contador che aveva dimostrato soprattutto nella prova a cronometro di essere superiore ai propri avversari. Ma dalla cronometro viene fuori un Contador con 4-5 minuti di distacco sui propri avversari. Allora che cosa fa questo grande campione? Se vogliamo adoperare un gergo calcistico, inizia a difendersi a zona. Se la cronometro avesse dato degli distacchi minimi, si sarebbe difeso a uomo, quindi la strategia di corsa sarebbe stato tutto un altro Giro d'Italia. Okay. Quindi probabilmente le 4 vittorie finali dell'Astana non ci sarebbe stata. Contador avrebbe corso soprattutto sugli uomini, Aru e Landa, non l'avrebbe più lasciato
lasciati andare. Invece lui, giustamente, con questa cronometro, con questo distacco che aveva sui propri avversari, ha fatto sì che soprattutto ha accontentato un po' i suoi diretti avversari dietro, e quindi si è visto poi una Astana che ci ha provato fino all'ultimo, ma probabilmente Contador aveva dimostrato nell'arco di tutto questo Giro d'Italia di avere qualcosa in più. Quello che veramente mi è piaciuto tanto è stato Fabio Aru, che l'ho apprezzato soprattutto nella seconda settimana, questo atleta, quando in qualche giornata era anche in crisi, e io con te avevo anche detto questo, probabilmente fa fatica ad arrivare a Milano, a finire il Giro d'Italia, sì. Invece nei momenti più difficili, nei momenti di crisi, è venuto fuori un atleta veramente a 24 anni con grande classe, grande temperamento, e gestito probabilmente anche benissimo da un direttore sportivo che è Martinelli, che secondo me nelle corse a tappe c'ha una marcia in più. Per quanto riguarda Aru, Cristiano, e tiro in ballo te, probabilmente c'è stato un momento in cui un po' tutti avevano pensato, beh vabbè, anche noi settimana scorsa, io faccio pubblica ammenda perché sono stato il primo a dire probabilmente finisse al terzo posto, settimana giovedì scorso era ancora al terzo posto l'anno scorso, terzo posto quest'anno, è inutile nascondersi dietro un dito, è un passo indietro. Invece ha avuto la forza, il riflesso, la grinta, non solo di andarsi a prendere il secondo posto, perché poi quello che conta è la maglia rosa, però di dimostrare a tutti, signori, Fabio Aru ha avuto una crisi, ma è un corridore di talento vero. Ma io sinceramente sono molto d'accordo con la disamina che ha fatto Luciano, perché io credo che il giorno migliore sotto l'aspetto futuristico di questo ragazzo è stato proprio il giorno del Mortirolo. Perché il giorno del Mortirolo, lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto tante volte, anche campioni, andare in crisi e di saltare. E indubbiamente sono d'accordo con Luciano quando dice che Martinelli non è l'ultimo arrivato, probabilmente è stato proprio lui a mantenerlo, a non mandarlo alla deriva. Arrivare con quel poco di stacco all'arrivo in quella giornata là, innanzitutto è stato bellissimo, perché è stato un ciclismo da altri tempi vederlo. Poi lui si presenta un po' quando soffre, con la bocca aperta, con i denti, e quindi voglio dire, fa un po' di tenerezza a tutti quanti. E comunque non ha mollato mai. Poi è vero, quando è andato a vincere, non è che poi vince, ti svegli la mattina e vinci una tappa di montagna, però uno come lui sicuramente si è avvantaggiato da quel momento. Tattico, di minuti guadagnati da Contador, tutto vero, da un Contador che non era così poi tanto brillante in certi momenti, non è stato così tanto brillante come magari noi potevamo pensare, e indubbiamente, voglio dire, è riuscito a vincere. Però il Mortirolo, ragazzi, per chi va in bicicletta, perché cioè, lo sanno, è un momento veramente, cioè lui lo ha iniziato in vantaggio, ha pensato in quel momento insieme alla squadra di poter fare un qualcosa di unico. Si è ritrovato preso, staccato e staccato dal suo compagno. Sì. Voglio dire, è arrivato all'arrivo a due minuti. Ha avuto anche l'incidente meccanico. Ha avuto un incidente meccanico, ha dovuto inseguire anche in quel momento, raga, i due che avevano avanti, che gli passavano avanti di classifica. Sì. Voglio dire, è rimasto lì comunque tranquillo. Indubbiamente, vabbè, è venuto Martinelli, perché voglio dire, ha 24 anni, ha un gran carattere, però chiaramente c'aveva anche una squadra e tutto ciò che gli ruotava intorno che era messo bene. Voglio dire, comunque. Secondo me, io non lo so, non è che mi ricordo a 24 anni ragazzi come Aru così tanto già maturi per vincere un grande giro. Senti, questo Landa invece ti ha sorpreso? Ma io sinceramente a questi esplorati, questi ragazzi, io preferirei sempre dargli un anno in più, perché Aru già lo ha fatto quello che ha fatto Landa e si è confermato, ha avuto pressioni, ha fatto un inverno duro Aru. Oggettivamente, cioè è stato un momento in cui ha preso notorietà, ma si vede ancora adesso, no? Gli piace ancora di cercare la gente, di fare le fotografie, di si gira a qualsiasi persona lo chiama. Chiaramente ai suoi 24 anni ha iniziato la sua carriera, no? Landa ha fatto un gran bel giro, però noi ne abbiamo conosciuti, no? Ragazzi che hanno fatto grandi exploit e poi magari non si sono confermati. Aru già si è confermato. Assolutamente. Per noi italiani abbiamo è già una grandissima cosa. Cioè, diciamo che Landa ottimo corridore, però bisogna vedere poi magari un Landa uomo di classifica se il Contador gli avrebbe permesso di fare quello che ha fatto. Quindi certo. Attenzione, insomma. Certo, vero. Un altro corridore che paradossalmente ci ha stupito, ma non troppo se consideriamo che un Giro d'Italia lo ha vinto, è stato Esiedal. Secondo te l'aspettavi? Sinceramente è andato fortissimo, perché poi essendo in ammiraglia sente le azioni, perciò alla fine in televisione a volte nasconde quello che c'è tra le righe
di una tattica, lui è andato sempre all'attacco, scoperto, ha fatto dei grandi numeri, anzi secondo me ha raccolto poco per come è andato forte, perché comunque ha fatto delle azioni dove ha fatto la differenza e sinceramente forse i sei ma comunque è andato fortissimo, parliamoci chiaro, lui ha fatto azioni da lontano che potevi reggere un giorno o due e poi saltare, e invece ha tenuto botta, addirittura è risalito in classifica, ho visto atleti, pure Visconti ha fatto dei bei numeri sulle tappe dove poi ha guadagnato la maglia azzurra, l'ultimo giorno è saltato nettamente. Esedal l'ha finito in crescendo il Giro d'Italia facendo azioni da lontano e dove la gara veramente è stata dura perché le fughe non andavano, prendevano due, massimo tre minuti, erano molto controllati e veloci, perciò chi era davanti e chi aveva le gambe. Io l'ho ripartito in due modi, c'erano 10-15 corridori proprio al top per la classifica generale e 10-15 da classiche, perché Visconti lo vedo più da classiche, oppure Gilbert è da classiche, tutti quelli che poi hanno vinto, tipo Polak anche, hanno sorpreso, diciamo, per la classifica generale, hanno avuto più gambe e hanno sbagliato i calcoli e hanno vinto tutti i corridori che alla fine avevano qualcosa in più. Era difficile inventarsi qualcosa a questo giro. Assolutamente. Gilbert da classiche però ha vinto due tappe. Ha vinto due tappe. E ha onorato il giro come non fanno però tutti dire, i grandi campioni. C'erano 30 corridori e la mattina a volte sembra strano, dovevi lottare per andare in fuga, ma ci voleva il campione per andare in fuga e non era facile, perciò è stato un giro veramente anche tatticamente molto difficile da interpretare. Questo lo vediamo, è Philippe Gilbert che ha vinto due tappe. Io faccio una domanda a te, Cristiano, poi passo a Gabriele perché ti faccio un po' di nomi. Boehm, Formolo, Viviani, Modolo e Ulissi, vincitori di tappa. Visconti, Nizzolo e Aru, tre vincitori, oltre Aru che ha vinto anche due tappe, di maglie. Insomma, l'Italia non è che sia messa poi così male? No, non è messa male e questo giro poi è così, è diventato talmente tanto importante che una volta si correva per la maglia rosa, poi le altre maglie più o meno ti rimbalzavano. Adesso ti rimbalzavano nel senso ti arrivavano per la gara, no? Poi alla fine ti ci trovavi. Invece adesso è stato veramente un giro, adesso è proprio il momento del ciclismo diverso, dove si combatte, dove una maglia bianca è un risultato porta a casa, dove un traguardo volante, l'abbiamo visto, sprintavano per due secondi con Dador, cioè non ti davano manco possibilità di andare a prendere punti su un... Quindi è stata una cosa importante e fondamentale, riportare... Certo, il movimento del ciclismo in Italia, lo sappiamo, questo è uno sport super controllato, ha avuto i suoi problemi, l'Italia è stata a nostro onore la nazione che più si è data da fare per ripulire questo ambiente che in un certo momento ha avuto i suoi problemi e indubbiamente noi ripartiamo lenti, ma è fuori discussione che la nostra scuola è grandiosa e qua abbiamo dei bimbi che stanno in televisione aspettando il momento loro, certo. Noi tra 10 anni ce li ritroviamo alle squadre di Marchesani e di Giuliani, se loro ci staranno. Assolutamente, speriamo di sì. Gabriele, la delusione chi è? Ricci Poli. Io volevo aggiungere ai nomi che hai citato, giustamente, anche Damiano Caruso che è rientrato nei 10 Damiano Caruso. Ha disputato un ottimo Giro d'Italia, a mio modesto assolutamente avviso. Assolutamente sì. La delusione chi è? Ricci Porte? Beh, Ricci Porte, la delusione, diciamo che inizialmente è stato sfortunato, diciamolo così. Dopodiché, chiaramente, Ricci Porte ha confermato che non è un atleta da grandi giri di 3 settimane. Magari... Non è un atleta da grandi giri o non è un atleta che può sostenere essere capitano di una squadra come la Sky? Ma potrebbe anche esserlo su un... Cioè facesse il capitano della Bardiani, andrebbe sì. Meglio? Ma no, ma va bene anche su una squadra Pro Tour come la Sky, perché l'ha dimostrato che nella Parigi-Nizza, insomma, ha fatto vedere chi è Ricci Porte. Però su 3 settimane, come ci insegna il buon Stefano, chiaramente poi i valori e gli uomini cambiano, giusto? Noi parlavamo dell'Italia, Contador penso che oltre il Tour, se dovesse vincere anche il Tour, da quello che ho capito io, gli faranno fare anche la Vuelta, rimane veramente nella storia, perciò stiamo parlando di qualcuno che è proprio fuori norma, fuori cioè di un altro livello. Se pensiamo, diciamo, a noi italiani, c'è Nibali che ha vinto il Tour, Aru che sta venendo fuori e corridori come Formula, altri corridori che comunque stiamo tornando su,
stiamo tornando su. C'è da dire che il ciclismo italiano ha pagato quei 7-8-10 anni che tutti i campioni hanno smesso, sì. E c'è il cambio generazionale, sì. E dobbiamo avere pazienza, però dico, già avere Nibali che vince il Tour e Aru che ci va vicino, per noi, certo, è molto importante, perché è anche da traino per tutto il ciclismo nazionale. E sì, poi sottolineiamo, sì, insomma, il ritorno alla vittoria di Diego Ulissi. Sì. Io lo dissi anche l'anno scorso, comunque secondo me è un uomo, è un atleta italiano da grandi classi, almeno io lo vedo in questo modo. Stefano, il bilancio invece, passiamo proprio alla vostra squadra, dovessi mettere un voto alla tua squadra, alla fine di questo Giro d'Italia, al di là dell'Oscar della sfortuna che sicuramente lo avete vinto voi, perché tra Cuneo e Colli, insomma... Il voto, oggi io sono andato al Santuario San Gabriele, il voto, l'ho fatto. Quell'altro tipo di voto! Perché penso che poi le dinamiche di una squadra, noi che lo viviamo da dentro, da fuori non si vede, avevamo Colli comunque in condizione, parliamo, noi è il primo anno professional, non è che potevamo competere con le Pro Tour, però ci tenevamo a fare bella figura e sinceramente mi aspettavo molto di più. Detto questo, abbiamo perso subito Colli, che era quello più in forma, e Grosu, che è un giovane che l'anno scorso ha vinto 7-8 gare, l'ho rischiato con la mononucleosi che ha avuto a febbraio, e Cuneo, l'unica tappa dove, diciamo, tra virgolette, era fuori classifica, e l'avevano lasciato la fuga dove ha vinto Gilbert. No, penso che quel giorno ce la giocavamo. Io sono passato da un momento di euforia che è durato 5 minuti, perché la fuga oramai era andata, quando nel professionismo decidono che la fuga va, la lasciano andare, era una bella fuga che era una bella corposa. Per 5 minuti dentro la macchina ho detto ok, ce l'abbiamo fatta, oggi è il nostro giorno. Poi ho sentito Caduta che avevano 4 minuti e praticamente con un giro di pochi minuti sono passato dall'euforia totale a, tra virgolette, alla depressione. Praticamente prendendo una borraccia della moto che è a fianco della Vittoria, ha preso forse l'unico tombino che c'era nei 100 km di pianura, si è girato al manubrio e ha fatto una caduta veramente più seria di quello che sembra, perché ha una placca veramente importante, e oggi l'ho sentito, è dovuto andare in ospedale per vedere il gomito, che ha 7 punti di sutura, ma l'ematoma che ha è più, come si dice, più serio di quello. Detto questo, siamo arrivati in punti di piedi e abbiamo gioito del fatto dell'invito del Giro d'Italia, e la squadra si è distinta proprio per la compattività e l'entusiasmo. Senti, questo Berlato? Ma Berlato è una bella scoperta, ma mi sa che già l'avevo detto, l'ho visto subito il Giro d'Argentina, che è un ragazzetto sveglio, che ha voglia di correre, soprattutto allegro, leggero. E l'abbiamo voluto premiare proprio per il suo modo di interpretare il ciclismo, molto solare, non ha paura di far fatica, e mi ricordo, forse in trasmissione già l'avevo detto, questo è un ragazzo che farà il corridore, è passato professionista, magari tra virgolette è brutto dirlo, non come prima scelta, magari come Marini e Filosi, però ha subito dimostrato una grande dote di recupero, mi ha colpito in Argentina che è andato in fuga 2-3 volte in 2-3 giorni di seguito e sembrava fresco come il giorno prima, perciò l'abbiamo portato al Giro d'Italia e penso che abbia dimostrato che le qualità ce l'ha. È normale che è il primo anno e lui forse era anche contento, perché poi quando andava in fuga gli dicevamo anche di risparmiarsi, ma non ce la faceva. Diciamo che è stata una bella scoperta, sono convinto che farà strada proprio per le doti che ho appena detto. E poi la squadra, c'era Grosu in ripresa, ha provato a fare una volata, ha fatto un gran quinto posto a Jesolo. Buon Malaguti ha avuto la sua chance in casa, se l'è giocata, e penso e ritengo che l'unica vittoria di una professional, per me quel giorno era una lotteria. Poteva vincere Gatto, che ha bucato mi sa 6-7 km all'arrivo, poteva vincere chiunque, è andata così, forse il nostro è stato il più generoso, arrivava proprio a casa sua, però sinceramente la cosa che mi ha fatto più piacere è vincere, sembra magari un premio di consolazione, il premio Fair Play, perché comunque ci siamo comportati veramente con molta professionalità, e questo pure alla fine del Giro è stato un bel premio per tutta la squadra, per quello che noi abbiamo, il progetto nuovo che abbiamo fatto col passaporto biologico, il premio Fair Play, andare sul podio, comunque c'eravamo anche noi,
insieme alla Astana, insieme a Contador, e questo ci ha riempito di gioia e ci dà linfa per il futuro, per migliorarci ancora. Luciano, secondo te Contador, visto che ha deciso di fare giro e tour, ce la farà? Questo Contador, prima l'abbiamo visto, a parte... Ma questo Contador obiettivamente è stato un bel Contador, ma non è stato il massimo Contador, cioè Contador degli anni passati era molto più pungente, molto più brillante. Però tenete presente che Contador quest'anno è partito molto, ma molto tranquillo, in effetti nella prima settimana non era il miglior Contador, nella seconda è cresciuto molto, nella terza non ha avuto grossi problemi tranne l'ultimo giorno sul Sestriere, quindi l'avevamo detto anche la settimana scorsa, questo è il talento più naturale per le corse a tappe, non c'è corridore che dà garanzie come Contador. Nel passato i giri lo avevano vinto anche corridori come Ezedal, però sono scomparsi tutti. Contador è da 10 anni che nel ciclismo o vince il Giro, o vince il Tour, o vince la Vuelta, ogni anno vince una grande corsa, quindi un corridore che realmente dà grandissime garanzie. Adesso andare al Tour sarà una storia anche completamente diversa, ci sarà per noi italiani Nibali, però ci avrà degli avversari anche un po' più importanti, e mi auguro che la squadra gli attrezzi una squadra importante per il Tour, però ho visto che l'organico della Saxo non è che sia un organico che abbiano risparmiato uomini importanti per il tour. Quelli hanno fatto il giro e quelli faranno il Tour. Probabilmente ci sarà l'inserimento di uno o due corridori, però non ha un grandissimo collettivo. Per esempio quest'anno al Giro d'Italia è mancato Kruijswijk, che era l'uomo di riferimento per le salite. Non avendo lui, si è salvato un po' con Rogers. Poi aveva una squadra attrezzata solo per tirare in pianura. Quindi tu al Tour devi andarci preparato, ma soprattutto devi andarci anche con una grande squadra. Quindi da qui al Tour c'è ancora un mese... Le possibilità di poter vincere anche il Tour, un campione come lui ne ha tantissime, però sai, fare un'accoppiata Giro-Tour nel ciclismo moderno purtroppo diventa molto molto complicato. Molto complicato. Noi tra un po' ci dobbiamo fermare per andare in pubblicità, ma vi facciamo vedere una cosa molto interessante, molto bella, un esperimento... Se vogliamo, dal punto di vista televisivo, molto particolare, è stato introdotto quest'anno durante il Giro d'Italia. La tappa numero 17, 27 maggio, da Tirano a Lugano, la vince Sascha Modolo. Per farvi capire quanto andavano forte, come ha detto Stefano Giuliani, facciamo vedere lo sprint di Sascha Modolo da dentro il gruppo. Vediamo. Questa era più o meno per darvi l'idea di che cosa succede dentro il gruppo durante una volata. Fa impressione vedere soprattutto dove passa nell'ultima curva Sascha Modolo. Ci leggiamo qualche messaggio prima di andare in pubblicità, allunghiamo un pochettino per leggere. Caro Stefano, ma veramente credevi di poter fare classifica? Ma posso rispondere? Come no? Noi siamo partiti, non cambi un corridore da un giorno all'altro, da un anno all'altro, noi siamo partiti per stare là in classifica perché di conseguenza, come ho detto, la gara era molto chiusa, perciò non è che avevi grande opportunità che tu uscivi di classifica e lasciavano andare via Cuneo così facilmente.
È normale che Cunego prima del Giro d'Italia aveva fatto vedere dei bei numeri e comunque era considerato in gruppo, perciò la classifica è stata fatta finché, ne abbiamo sempre parlato al Giro, finché era fisiologico che se andava bene veniva sia l'opportunità per la tappa sia per fare un po' di classifica, siamo onesti. È successo che poi la cronometro, come sapevamo, una cronometro di 60 km, Damiano a cronometro non è andato mai forte, anche se era una cronometro atipica perché la prima parte era tutta pianura e poi era tutti saliscendi, perciò uno si poteva anche difendere. Penso che da lì in poi si doveva vedere Cunego che cosa poteva fare. Di conseguenza, uscito di classifica, non è che voglio rimarcare la sfortuna, nella tappa decisiva dove lui poteva fare il doppio colpo per quanto mi riguarda, perché era nella fuga che poi è arrivata con 9-10 minuti, poteva sia vincere la tappa in teoria che rientrare in classifica nei primi 10, perché tatticamente per un direttore sportivo che non dispone di contador e non dispone della stana, il modo di ragionare è questo qua. A volte ottieni molto di più con una fuga stando fuori classifica che tutti i giorni, magari come ha fatto Caruso, stai là settimo che ti logori. E questo ragionamento magari lo facciamo, io ho corso in bicicletta perché dovevo far camminare la testa a volte per arrivare in tempo massimo, dovevi inventarti anticipare la tappa per i campioni, perciò è tutto un altro modo di ragionare nei confronti di una grande squadra come poteva essere, come può essere la Tinkoff e la Astana, che aveva l'imbarazzo della scelta dove attaccare e come attaccare. Per noi si poteva fare classifica, ma la classifica veniva da una conseguenza puntando a una tappa. Di tutta una serie di altri fattori. Assolutamente. Leggiamo altri messaggi, quelli che sono arrivati, perché dobbiamo andare in pubblicità. Un in bocca al lupo a tutta la Velo Club Mosciano per il meeting 2015. Un saluto al campioncino Davide Franchi da Giorgia di Giulianova. Chi è Davide Franchi? Alzi la mano. Eccolo qua. Poi magari lo inquadriamo. Lo facciamo. Ragazzi, scusate. Allora, aspetta, fammi leggere l'ultimo e poi facciamo la coreografia. Dobbiamo fare la coreografia. L'ultimo messaggio. Buonasera a voi tutti. Un abbraccio ai miei campioncini che stasera per impegni di lavoro non sono presenti in trasmissione. Forza Velo Club Mosciano, il vostro DS Gabriele Gatti. Facciamo. E allora, gli facciamo un applauso. Andiamo in pubblicità come? Con... 1, 2, 3. Pubblicità, tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina. Gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM. Ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum. Abbigliamenti personalizzati. Scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo.
Europa Ovini, da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini, Ripateatina, Chieti. Dell'Audoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi dell'Audoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano in Corso Umberto 32 presso la ex Monti. Allora, eccoci rientrati. Un rifornimento volante da parte di tutti quanti, si sono piano piano ci ricomponiamo, eccoli qua, si vanno ricomponendo tutti i ragazzi del Veloclub Musciano. Tra poco ci andiamo a vedere il servizio preparato sulle pagelle di questo Giro d'Italia, pagelle che abbiamo fatto noi della redazione, poi insomma ne discuteremo anche un po', però intanto ci andiamo a vedere gli appuntamenti con Velo per chi ci segue da casa e per chi magari ha la bontà anche di rivederci. Eccolo qua, giovedì 21 in diretta, ovviamente adesso, sempre sul canale 14 del Digitale Terrestre, questa notte la prima replica a 00:30, domani invece sempre sul canale 14 del Digitale Terrestre per chi ci segue dall'Abruzzo alle ore 17:30, poi invece per chi ci segue dal Molise, sono tanti e li salutiamo, sul canale 12 Telemolise 2, ovviamente Digitale Terrestre del Molise, domenica alle 20:30 la replica. Ovviamente questa puntata, le repliche sono in diretta streaming su www.tv6.it. Tutte le puntate e tutti i Segui il Ciclismo, a proposito poi vi dirò perché questa sera non c'è Segui il Ciclismo, le potete trovare sul sito www.velonews.it. Questa sera non c'è Segui il Ciclismo, ma non ci sono motivi tecnici in realtà, praticamente è saltato un invito. La nostra Alessandra è sempre molto, si prodiga sempre tanto per questa rubrica, insomma. Qualcuno ti dà prima la parola e poi la smentisce, insomma non è il massimo, mettiamola così, dai, siamo buoni questa sera. Eccola qua, la vera novità, da un paio di giorni c'è anche la pagina Facebook di Velo, andate, cliccate mi piace sulla pagina dove troverete non solo le puntate, non solo i Segui il Ciclismo, ma anche qualche anteprima, qualche video rubacchiato, come si prepara una puntata, cosa che abbiamo mostrato un po' di tempo fa. Quella è quello che vi mostreremo stasera. Questa è una foto dello studio di qualche tempo fa e poi ovviamente c'è il video del grande Stefano, che poi ho promesso ci farà ricapitolerà quello che voleva dire a Dishibashi. E poi ci sono i prossimi appuntamenti, insomma tutto quanto vi può interessare che riguarda la nostra trasmissione, anche le foto e tutto quant'altro lo trovate su Facebook, lo vedete, insomma questa è la pagina. Ci andiamo a vedere il servizio relativo alle pagelle? Io intanto ringrazio Maurizio Daguì in regia e Claudio Di Giacomo alle camere, lo faccio adesso perché l'ho ricordato, perché altrimenti poi lo dimentico e poi non lo faccio e mi dispiace. Servizio, le pagelle del Giro d'Italia.
Contador 9,5, non 10, perché in perfetto controllo del giro, quasi rischia di farlo riaprire sul collo delle finestre. Poi da fenomeno qual è in discesa, Sutzestrier tiene in ghiaccio in vantaggio e porta a casa la maglia rosa per poco più di 2 minuti, più o meno quanto lo spagnolo aveva guadagnato su Aro a cronometro. Sintomo che questo giro, bello e spettacolare quanto vi pare, alla fine lo ha deciso la super crono di 60 km. Possibile, viene da chiedersi, che bisogna sempre andare dietro al modello Tour de France quando abbiamo le salite, le strade, la passione migliore che c'è al mondo? Il pistolero però è una garanzia, anche andando in là con gli anni. Ha vinto a settembre la Vuelta e pronti via, porta a casa la Corsa Rosa, davvero una sicurezza. Aru voto 9, facciamo pubblica ammenda, giovedì scorso lo avevamo dato per finito e l'avevamo fatto troppo presto. Il sardo, nemmeno ci avessi ascoltato, c'entra venerdì e sabato 2 vittorie straordinarie a Cervinia e al Sestrier, in solitaria come solo i grandi campioni sanno fare. Vince 2 tappe, ma non il giro, paradossi e ingiustizie dello sport. Con Contador che gli sfila la maglia a Valdobbiadene per non toglierla mai più, senza però aver mai tagliato il traguardo per primo. Bravissimo il sardo però, lotta, stringe i denti, resiste e trionfa in salita. Terzo l'anno passato, secondo quest'anno, se la progressione è quella. Landa 9. Ad un certo punto più di qualcuno, non solo in casa Astana, comincia a chiedersi: ma non è che i kazaki hanno trovato il nuovo capitano? Sì, perché l'altro iberico sul podio riesce ad offuscare per giorni la stella proprio del compagno di squadra italiano. Quando la strada sale va fortissimo e uno dei pochi che riesce a mettere in crisi un mostro sacro come Contador, prima di piegarsi un po' ad Aru, un po' a quelle logiche di squadra che gli fanno attendere il vero capitano alle pendici del Sestrierli. La nuova generazione tricolore, voto 8. È stato anche il giro dei nostri giovani, o meno giovani, talenti. Partendo da Elia Viviani, spettacolare a Genova, formulo eccezionale alla Spezia, un Ulisse ritrovato a Fiuggi, Boehm di forza a Forlì, per poi finire con la doppietta di Sascha Modolo, prima a Jesolo e poi, nell'unico sconfinamento, in Svizzera a Lugano. Se dentro ci mettete anche Aru di qui sopra, il vecchietto tiralongo che proprio ad Aru strappa le lacrime quando vince a San Giorgio del Sannio e le maglie azzurra, rossa e bianca rispettivamente di Visconti, Nizzolo e dello stesso Aru, ecco che il panorama e l'orizzonte diventa d'incanto, più sereno che mai. Esiedal, voto 7,5. Forse qualcuno si era dimenticato troppo in fretta di questo pennellone che un Giro d'Italia lo aveva vinto, e non un secolo fa, nel 2012. Nella Vuelta 2014, con la vittoria alla Camperona, aveva rotto un digiuno di 2 anni. Nella Corsa Rosa sembra eclissarsi subito, prima di sfoderare una grinta e un talento che lo collocano al 5° posto, a poco meno di 10 minuti dal vincitore. Un ritorno coi fiocchi per il canadese, evidentemente affezionato alle strade di casa nostra. Cunego, 5,5. Non era partito per vincere, ma per fare classifica sì. Almeno per dare una sensazione di vena e gamba ritrovata. A Campitello Matese ci ha provato il capitano Fantini, prima di andare in difficoltà. Poi la caduta nella terza settimana che gli costa una clavicola e la possibilità di provare qualche azione interessante sulle ultime asperità. La Nippo vince l'Oscar della sfortuna insieme a Colli, voto 10 di solidarietà, ma ridà luce alla nostra regione in un grande giro. E questo per noi è un risultato buono, almeno quanto la rosa di Contador. Porte 4, diciamocela tutta. Senza From la Sky un leader alternativo non ce l'ha. Va in difficoltà spesso e volentieri, combina un pasticcio tutto australiano con Clark che gli costa, oltre al ritardo sul traguardo, anche la giusta penalità di 2 minuti, alla faccia del fair play. Al di là delle battute però la realtà è che il team di Murdoch ha tanti buoni corridori, tanti ottimi specialisti come Kirienka, cronometro, ma per vincere una grande corsa deve sempre rifugiarsi dalle parti del keniano bianco. Il ritiro di Porte, quando Milano è ancora molto lontano, è solo la fine di un giro soffertissimo. E io lo sapevo che di tutti questi voti uno da contestare ce n'era. Il 5,5 a Damiano Cunego, no? Non mi piace perché è caduto, non già abbiamo capito la controprova. Fino alla caduta, ovviamente. Ah, dopo perché dai altri voti? Al tour, se il tour non lo facciamo. Fino alla caduta, sul Giro d'Italia finché corri. Vabbè, però là c'era un premio proprio perché è caduto, no? La sfortuna, almeno un 7,5. 7,5, va bene, cambiamo. 1, 2, 3. Perfetto.
perfetto. Allora, queste erano le pagelle del Giro d'Italia che va in archivio con la vittoria di Alberto Contador. Però, insomma, parlavamo del ciclismo professionistico e allora cambiamo un po', chiudiamo il Giro d'Italia perché poi nel corso della stagione, insomma, seguiremo tutti i grandi appuntamenti. Però questa squadra GM Cycling Team, caro Gabriele, partita in sordina, senza grossi clamori, alle Pesche Nettarine, ci vuoi raccontare? Le Pesche Nettarine, comunque parliamo di una competizione Under 23 nazionale, che è la più importante di quelle che si svolgono in Italia. Per noi è stata la prima apparizione, chiaramente l'abbiamo fatto con 5 ragazzi Under, dove su 4 maglie abbiamo portato a casa 2 maglie, una con Tito Hernandez, sì, vincendo la maglia del GPM, quindi la prima della montagna, e l'altra con Andrea Cacciotti, la maglia bianca della classifica del miglior giovane. Dopodiché c'è da dire che abbiamo piazzato 3 corridori nei primi 10 nella classifica generale, un terzo posto di tappa, un nono posto di tappa, un decimo, quindi ci siamo ben comportati con dei ragazzini in un'età media sui nemmeno 20 anni, 19 anni e qualcosa. Dopo 2 giorni mi è arrivata la chiamata di Davide Cassani e mi ha riempito d'orgoglio, perché mi diceva appunto che stavano seguendo lui e Amadori Andrea Cacciotti, e tant'è che ieri è arrivata l'ufficialità anche sul sito della Federciclismo, la convocazione nazionale Under 23 per Andrea Cacciotti. Quindi, come noi ci siamo prefissi da inizio anno, ecco, di far crescere i giovani, questa è la riconferma di quello che dicevo da mesi a questa parte, che appunto questi giovani stanno crescendo bene, i risultati ci sono, anche se poi diciamo che non è che sono i risultati la cosa principale, è comunque la visibilità che stanno dando a questa squadra nuova, giovane, chiaramente con delle ambizioni importanti anche per il futuro. Ricordiamo tre settimane fa la vittoria di Marco D'Urbano in quel della Francia, chiaramente ci ha portato molta visibilità e molta notorietà anche al cospetto di tante squadre importanti che gareggiavano contro di noi. Citiamone qualcuna come la Europe Car al completo, c'era chiaramente in veste di nazionale Under 23 l'Orica Green Age, la IAM, la GDSR, quindi anche per Marco D'Urbano, poi un corridore abruzzese, ecco, riportare un attimino un po' il nome, certo, dell'Abruzzo così in alto nel panorama professionistico è qualcosa di importante che fa il bene sia al nostro ciclismo che comunque al ciclismo nazionale. Senti, al 4 giugno alle ore 21:52 ci avresti messo la firma per ottenere i risultati qualche assolutamente, mese fa? Assolutamente no, assolutamente no, perché poi oltre ai risultati che ho appena citato, ma ci sono... Cioè non ce l'avresti messo, ma ne volevi altri? No, no, assolutamente, al contrario. Non mi aspettavo tanto, perché poi bisogna anche, ci sono anche altri risultati importanti che sono arrivati con Pippo Fortin alla Coppia Bartali, come Tito nella Eguaglia nei 20, cioè comunque bene o male abbiamo, diciamo che abbiamo fatto bene, come nel Giro di Croazia un quarto posto, un nono posto, quindi chiaramente come detto non mi aspettavo che ad oggi insomma venissero questi risultati così importanti per noi. Senti, è chiaro che il lavoro che è stato fatto dai tre direttori sportivi è stato un lavoro molto buono, te l'aspettavi? Soprattutto chi come Alessandro Donati ha smesso da poco di correre, come Dimitri Nicandro che ha smesso da poco di correre, Alessandro Spezialetti già era entrato nel mondo dirigenziale, te l'aspettavi che si sarebbero rivelati così? Ma io devo dire che tra di loro sono molto coesi, ho visto chiaramente molta professionalità da parte di tutte e tre e sto vedendo giorno dopo giorno come si impegnano, l'abnegazione, come lavorano e poi come recepiscono diciamo, gli insegnamenti i ragazzi stessi. Diciamo uno per uno, cioè Alessandro Spezialetti non lo siamo a scoprire qui, insomma ha una carriera molto longeva, molto lunga. È uno di quegli atleti che ha alle spalle più presenze nei Giri d'Italia, ne ha fatti 15. Chiaramente è un ragazzo esperto, un ragazzo che c'è da apprendere molto da lui. La stessa cosa vale anche per Alessandro Donati, e chiaramente anche lui comunque con la sua esperienza alle spalle fa sì che i ragazzi crescano bene. E poi la scoperta, la rivelazione, diciamo... la relazione è quella di Dimitri Nicandro, perché sinceramente non mi aspettavo che sapesse lavorare così, e lui era proprio alla guida dell'ammiraglia alle Pesche Nettarine e i risultati sono arrivati giustamente. Luciano, tu te l'aspettavi che questa squadra avrebbe saputo, soprattutto in questi casi avrebbe saputo scegliere i corridori, perché questi sono corridori che sono stati scelti, è una squadra che
partiva da zero e quindi non è facile, non è neanche quello che si suol dire il blocco dei senatori. Poi ci tenevo a sottolineare una cosa importante, che parliamo delle pesche nettarine, che in Abruzzo mai nessuna formazione era riuscita a conquistare una maglia, noi con un'apparizione abbiamo preso due, quindi vuol dire che il lavoro è stato fatto gratificante, bene. È stato fatto bene. Ma sul team già più volte ci siamo espressi, è un team giovane, quindi ha bisogno di crescere. Poi sai, quando hai direttori sportivi giovani, corridori giovani, c'hai gli entusiasmi anche di poter programmare. Adesso anche nel ciclismo moderno, dove ci sono spazi per fare anche risultati, perché le manifestazioni nel ciclismo non è solo il Giro d'Italia, non è solo le grandi classiche, ma ci sono anche manifestazioni di prestigio che onorano appunto questo sport, e loro ogni qualvolta che si sono mossi hanno fatto dei risultati, quindi una vittoria di Durbano, che sicuramente è una cosa eccezionale, perché ha vinto una corsa veramente tosta, importante all'estero, con un parterre di atleti alla partenza che erano importanti. E su Durbano, conoscendolo bene, avendolo apprezzato nelle categorie dilettantistiche, so quando vale l'atleta, ma soprattutto ritengo che Durbano sia anche un corridore con dei grossi margini di miglioramento, quindi una squadra che al primo anno sicuramente si sono mossi bene, sicuramente anche nella prossima stagione affronteranno anche la stagione prossima con uno spirito diverso e con la convinzione che se al primo anno si sono già mossi alla grande, il secondo anno possono programmare meglio con delle esperienze in più sia a livello dirigenziale che a livello di corridori, quindi penso che il loro spazio da qui in avanti possono tranquillamente trovarlo in questo ciclismo. Gabriele, rapidamente, dove sarete impegnati? Noi facciamo domenica la Coppa della Pace, che è una competizione internazionale a Rimini, però noi scriviamo solo Under 23, dopodiché lunedì si parte per il Tour di Slovacchia. Con quali ambizioni? Ma comunque di ben figurare, magari, ecco, se ci esce la seconda vittoria, chiaramente non la disdegniamo. Dopodiché ci saranno i campioni italiani e poi si parte per il Tour di Sibiu in Romania. Va bene, in bocca al lupo ovviamente. Previluto. A te, ai direttori sportivi e alla squadra. Leggiamo qualche messaggio perché poi dobbiamo parlare di mountain bike. Poi la parte finale, ragazzi, è tutta vostra, non vi preoccupate. Vai Velo Club Mosciano. Ok, ancora. Un grande in bocca al lupo a Francesco Di Felice della Vini Fantini Juniores per la seconda convocazione nazionale. E noi gli facciamo un grande in bocca al lupo, ma soprattutto grandissimi complimenti a Francesco, che è un amico della nostra trasmissione. Ancora, un saluto ai nostri campioni Marco e Giulia e a tutta la Velo Club dalla famiglia San Massimo. Chi sono Marco e Giulia? Alzate la mano. Uno e due, ah, eccoli qua. Li riusciamo a far vedere, Maurizio? Riusciamo un attimo dagli sms? Ah, questa è Giulia, ovviamente. Ciao Giulia. E Marco invece, chi è? Alza la mano, eccolo qua, l'abbiamo, eccolo qua. Ecco, siete fratelli, vi assomigliate? Fratello e sorella. Fratello e sorella, perfetto. Ancora messaggi? Salve, quando rientrerà Cunego? Inoltre un grosso in bocca al lupo a Marchesani. Quali appuntamenti della sua squadra? Questo mi ha letto nel pensiero. Saluti Marini da Riva Teatina. Gli appuntamenti, Gabriele, li ha appena ricordati. E quando rientra Cunego, Stefano? Ma sembra un attimino più lungo di quello che si pensava, perché non è la solita rottura della clavicola che con poco inizi subito a correre. Io penso che salterà sicuramente il campionato italiano, poi luglio sarà un mese importante per lui e subito dopo rientrerà alle gare, però bisogna vedere un po', bisogna farlo rientrare che già insomma sia a buon livello. Perfetto, ci sono altri messaggi? Eccoli qua. Bravo Dario Cataldo, ha tirato per tanti chilometri per tutto il giro, sono andato dall'Aquila sino a Cervinia per due tappe con gli amici, voto 9. Saluti Mario Marinacci, sì, facciamo complimenti anche a Dario, insomma, quantomeno ha portato su il nome della nostra regione al Giro d'Italia, si è messo al servizio di Fabio Aru e complimenti a voi, insomma, avete fatto sicuramente sarà stata una bella giornata, anche se i chilometri sono tanti, dall'Aquila per arrivare a Cervinia. Sono finiti? Sì, sono finiti, sono finiti. Allora,
Parliamo con Paolo Festa di questa manifestazione che c'è stata domenica, insomma c'erano le cantine aperte a Castilenti, c'è stata questa manifestazione, non è il primo anno perché anche l'anno scorso l'avevate fatta. Sì, anche, diciamo che anche qui c'entra Stefano Giuliani come sempre, perché questa manifestazione è nata da lui che non aveva tempo per i suoi tanti impegni e diciamo l'ha ceduta a me dicendomi di organizzarla il primo anno. Stefano, ti ricordi Stefano? Tra l'altro due gare organizzo io e tutte e due ereditate da lui, perché Rivisondoli pure l'abbiamo fatta il primo anno insieme, poi vabbè, lui è un altro pianeta, quindi dopo i lavori da poveracci l'ha fatta a noi, l'ha lasciati a noi. L'ha organizzato per questo motivo qua, l'ho organizzato. Sì, vabbè, San Lorenzo è una gara veramente atipica. Sì. Già ne abbiamo parlato gli altri anni e quest'anno la famiglia Galasso si è superata scommettendo sul sabato pomeriggio, perché abbiamo provato a fare questa gara di sabato pomeriggio alle 15.30. Io non mi aspettavo un gran numero proprio perché era di sabato, invece comunque anche quest'anno abbiamo riconfermato il centinaio di partenti, fra partenti, escursionisti e via dicendo. E poi appena finita la gara è iniziato il giro per le cantine, per i quattro casali, con il concerto finale proprio nella parte bassa del casale, con un tributo a Pino Daniele, tra l'altro c'era Tony Esposito a suonare. E devo dire che è stata una bellissima manifestazione anche quest'anno. Siamo stati anche quest'anno accompagnati dal bel tempo, che è una cosa fondamentale su quei terreni. Certo. La gara è molto dura, ci siamo divertiti. Soprattutto ricordiamo che questo è un tracciato ricavato all'interno dell'azienda, sì, che sono le cantine San Lorenzo, contrarie Casabianca di Castilenti, ed è un tracciato di 6,3 km. Con delle salite molto, molto ripide, soprattutto quella nel finale. Lui ne sa qualcosa che l'ha fatta, quindi sì, io, adesso glielo chiediamo. Io l'ho solo tracciata, però lui l'ha fatta, quindi la può, lo può dire meglio di me. Sì. È andata bene, dai, diciamo così. E allora come è come tracciatore Luca Paolo Festa? No, il tracciatore è Luigi Troiano. Io diciamo Luigi Troiano. Sì. Come organizzatore, co-organizzatore, com'è? Com'è stato il percorso? Ma è stato abbastanza duro, come ha detto Paolo, però la particolarità della gara che si svolge in mezzo ai vigneti è cioè un'atmosfera è tutto particolare. Sì, fa la differenza sia la particolarità della gara e sia il dopo gara che è il giro classico sulle cantine. Diciamo che loro sono una delle squadre più numerose che vengono ormai da sempre, ma vengono soprattutto per il dopo gara. Sì, perché sì, si fanno male là. Male lì. Infatti la gara non è che se la ricorda tanto. Okay. Perché comunque l'anno prossimo veniamo anche noi, vengo anche io, faccio ultimo, però poi. Guarda, chiunque mi chiamava gli dicevo guarda, non vieni tanto per il percorso ma vieni per il dopo gara perché ne valeva veramente la pena. Tra l'altro dopo il primo giro, la prima tappa era ti davano due bicchieri di vino bianco a secco. Quindi prima della gara? No, alla prima tappa dopo, perché giustamente quando tutti quelli che sono iscritti insieme al pacco gara gli veniva consegnato il calice con il tagliandino per fare il giro dei casali e la prima tappa prevedeva due calici di vino bianco con un piccolo, quindi già lì vedevi che risalivano al secondo casale un po'. Manifestazione sportiva aperta in concomitanza con le cantine aperte. Sì, che poi si è fatta anche il giorno dopo. Sì. Quelle erano strutturate come sempre le organizzano loro, sono quattro casali, uno dove c'erano ad esempio una serie di vini con un antipasto, poi si passava al secondo casale dove c'era la mugnaia con i vini rossi, poi il terzo casale con panino, mi sa, con la porchetta, giusto? Sì. E degli altri vini rossi, e infine sotto in cantina c'era un vino biologico con
con una torta al cioccolato, quindi è una manifestazione più che una gara. Quando di mountain bike è un evento. Ma guarda, si anche domani tutti, Gabriele, se volete, se Paolo, si fa tutti gli anni. Che dopo, tra l'altro, la cosa bella è che questi casali non è che erano accompagnati solo da, diciamo, queste degustazioni, ma ogni casale aveva un tema. C'erano le musiche abruzzesi, c'erano le musiche classiche, l'anno scorso c'era la lirica, quindi ogni casale era proprio una festa vera e propria. Questo Riccardo Ridolfi sembra aver fatto apporamento. Gli è piaciuta l'anno scorso. Gli è piaciuta l'anno scorso, ha vinto anche quest'anno. È ritornato, sì. Sì, perché quest'anno ha avuto pochi rivali, diciamo, validi, proprio perché essendo di sabato pomeriggio non c'erano. Infatti la gara l'ha vinta proprio abbondantemente. È partito il primo giro e poi l'ha controllata con tranquillità. Però è comunque un ragazzo giovane, bravo, laziale, ogni anno viene da noi, quindi... Ok, senti, questo che vediamo, che rifornimento è? D'acqua? Acqua. Ah, ok. Veramente stavamo pensando di fare all'ultimo giro, di mettere il vino. Ah, ok. Poi per sconvolgere un po' la classifica, però poi... Per rimischiare le carte. Lasciamo perdere. Comunque, vinto Riccardo Ridolfi, che tra un po' andremo ad ascoltare. Secondo Emiliano Lombardi, terzo Domenico Campini, che tra poco andremo a sentire. Quarto Bruno Martelli, quinto Gianluca Di Emidio, sesto Alessandro Dell'Orso, settimo Mario Di Cola, ottavo Luca Alfano, nono Stefano Altieri, decimo Maurizio Di Norcia. Questi sono i primi 10 della terza edizione del trofeo San Lorenzo Vini. Allora noi ci andiamo a sentire il primo Ridolfi, il terzo Campini e poi chi ha disegnato, Luigi Troiano, che ha disegnato proprio il percorso. Ci andiamo a sentire le voci della giornata di Castiletti. Ho vinto bissando il successo dell'anno scorso, avevo vinto anche l'anno scorso qua, infatti sono molto affezionato a questa gara perché mi si addice, c'è molta salita e mi piace molto, è un cross country vero, sali scendi, salite belle ripide. Sono contento dell'ospitalità di Paolo Festa, che è un caro amico, e dell'organizzatore che ci ha ospitato tutti a casa sua. È andata bene così, abbiamo corso di sabato, correrò anche domani e vediamo. La gara è andata bene, stavo secondo all'inizio, ho provato a stare con il primo, ma c'era un passo troppo forte a parer mio, allora ho dovuto rallentare un po', ma alla fine mi hanno tenuto il terzo posto, è andata bene. Primo terzo posto per quest'anno, va bene così. Sì, questa è la terza edizione che organizziamo, questa XCO in mountain bike, quindi una gara a circuito del campionato regionale mountain bike della federazione ciclistica. È un percorso spettacolare, poi creare una corsa ciclistica all'interno di cantine aperte credo che sia la carta vincente per promuovere sia il territorio che il nostro bellissimo sport che è il ciclismo, in questo caso la mountain bike. Da sottolineare la bella performance di tutto, perché oggi con il tempo così caldo, correre al pomeriggio non è sempre il massimo per i ciclisti, soprattutto in mountain bike dove si respira spesso polvere come oggi. Negli giorni passati il tempo non è stato clemente, quindi ci ha messo veramente un pochino in difficoltà per creare il percorso. Il percorso comunque nonostante tutto è venuto benissimo, tutti i concorrenti sono stati contenti dal primo all'ultimo, compresi gli escursionisti. Voglio sottolineare che quest'anno ci sono stati circa 100 concorrenti fra partecipanti agonisti e cicloturisti che hanno ammirato la bellezza di questi posti e hanno sofferto tantissimo sulle salite impervie dei filari del vigneto. Allora, queste erano le voci di Castiletti, di questo terzo trofeo Vini San Lorenzo. Paolo, allora, prima dicevi che c'è anche Rivisondoli nel... Sì, ora c'è, Scanno e dopo 15, praticamente in 15 giorni organizziamo due gare, tra l'altro quella che viene proprio dalla sua eredità. E il gadget quest'anno, che è stato molto studiato, è un gadget che tra l'altro Eccolo ho regalato a Stefano, e che è la sua maglietta, perché okay. Racchiude penso i suoi tre simboli. Sì. Bislove, ovviamente, anche bike. Okay. Questo sarà il gadget che daremo quest'anno a tutti quelli che parteciperanno. Abbiamo cercato di fare anche lì un lavoro più turistico, anche perché l'anno scorso il percorso era molto bello, ma veramente duro.
Per avvicinare più gente abbiamo fatto un percorso un po' meno complicato, o meglio, difficile ma non esageratamente duro come l'anno scorso. E speriamo di avere parecchia gente, anche perché il mese di giugno è uno dei mesi più caldi, soprattutto per la mountain bike. Poi a luglio inizieremo piano piano a mollare per il mare. Quindi speriamo di riuscire ad avere parecchie persone a Rivisondoli nelle prossime settimane. In bocca al lupo, in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Noi però tassativamente ci dobbiamo fermare, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo con l'ultima parte di Velo numero 14. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina. Gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM. Ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum. Abbigliamenti personalizzati. Scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northweight. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato, nel punto vendita di Chieti, abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manopello, via Vallone 16. Oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. 97. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Il presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna vi invita all'edizione numero 68 del Trofeo Matteotti, la gara ciclistica sul percorso più bello e tecnico del mondo. Pescara, 19 luglio 2015.
Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano in corso Umberto 32 presso la ex Monti. E allora eccoci rientrati per l'ultima parte di Velo. Esatto, con la coreografia, coreografo d'eccezione Stefano Giuliani, interpreti, i ragazzi del Velo Club Mosciano. Avete visto la pagina Facebook di Velo, eccola qua, vi invitiamo a cliccare mi piace, prima la trovate, poi mettete mi piace, se scorrete vedete che trovate non solo le puntate, ecco per esempio queste sono le foto fatte prima, poco prima di andare in onda da me. Però insomma, se volete caricare qualcosa, volete segnalarci qualcosa, insomma, potete farlo anche così con la pagina di Velo che trovate ovviamente su Facebook. Luciano, tu prima, quando mancava un minuto a rientro dalla pubblicità, hai provato a fare il furbo, hai provato a fargli il countdown ai ragazzi e gli hai detto 3, 2, 1 e ti hanno detto no, guarda che manca un minuto, abbiamo visto, vedono il counter, quindi non si scappa, non si scappa. Allora, per chiudere l'argomento mountain bike, Luca, c'è un altro evento il prossimo 20 giugno all'Aquila. Tu hai la locandina, noi l'abbiamo trovata anche sul vostro sito www.4x2.eu. Ce la vuoi presentare? Sì, allora è una manifestazione molto particolare. È una gara a coppie che si svolge di sabato sera, quindi dalle 7 alle 11, per 4 ore di seguito. Sul parco del castello cinquecentesco dell'Aquila e una parte nel centro cittadino. La particolarità è che le coppie devono partire insieme e arrivare insieme, non è che una persona può arrivare e un'altra no, quindi tutti i giri devono essere fatti insieme a... Tu dici, se veniamo io e Lucia non è che lo devo aspettare, dobbiamo arrivare proprio insieme. quindi già è la seconda edizione, è stata fatta l'anno scorso, ha avuto diciamo una buona riuscita perché ci sono state 150 iscritti, quindi 75 coppie. Okay. E hanno riconfermato comunque tutti gli sponsor come Red Bull e Decathlon e altri grossi. C'era anche Alessandro Donati l'anno scorso. Sì, c'era anche Alessandro Donati che ha corso con... Prova a indovinare chi mi ha dato il suggerimento. Gabriele Marchesani, ovviamente, il suo direttore sportivo. Ho riconosciuto la locandina. Ecco. Senti Luca, una gara notturna è già qualcosa di che non si vede? No? Sì. È particolare, poi è coadiuvata dalla Red Bull e da una discoteca dell'Aquila, quindi c'è anche tutto quello che riguarda la musica, quindi poi essendo un percorso di 4 km è comunque pieno di gente che fa da pubblico e poi verso le 9 diventa buio, quindi si vedono tutte queste lucette che girano intorno alla città, quindi è molto particolare. Verso come... Verso 10 si spengono le luci. Si spengono può le capitare luci. A qualcuno che, che finisce la batteria delle lucette e lì poi sei al buio. Attentoni. Sì. Ok, va bene. E senti, ci dai riferimenti per poter partecipare alla gara? Lo ricordiamo intanto, rivediamo, eccola qua, ci dai i riferimenti per chi volesse partecipare, cosa deve fare? Allora, intanto, c'è il sito proprio 4x2.eu, dove c'è il modulo di iscrizione da compilare. Poi le coppie possono essere sia uomo-uomo, sia donna-donna e sia mista, quindi uomo-donna. E la cosa particolare è che è
comunque una gara dove ci sono i chip, verranno presi i tempi e quindi il numero dei giri. Però la cosa importante è che partecipano molte persone che non hanno il coraggio di andare magari a fare la vera e propria manifestazione, gara, e qui invece si iscrivono perché è particolare o perché magari l'amico corridore, certo, porta con sé la persona che non ha tanta voglia di stare in mezzo al mondo delle gare. Quindi sabato 20 giugno... Eccola qua, sabato 20 giugno dalle ore 19 alle ore 23 c'è questa seconda gara notturna, ecco, c'è anche molto il percorso. Bella, eh? Molto bella, l'anno scorso l'ho fatta pure io, molto bella tra l'altro, il percorso non è particolarmente impegnativo, c'è solo un piccolo tratto tecnico. Per adesso poi, quindi è bella, 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 poi è bella proprio perché giri continuamente in mezzo alla gente, quindi... Sì. Eccola qua. Poi sono manifestazioni, secondo me, che... a prescindere dall'aspetto agonistico c'è un aspetto ricreativo molto, certo, importante, e questo è da apprezzare soprattutto al mondo del mountain bike, che riesce ad essere anche organizzatori al di fuori delle norme, no? Vedi, riescono a organizzare cose che magari non ti aspetti. Quindi, bike and beer, ne stavamo parlando proprio prima. Quindi giustamente è bello partecipare a una manifestazione che è inusuale normalmente, quindi l'aspetto agonistico rappresenta un lato anche marginale, ma sarà una grande festa, quindi... chi piace l'ambiente di mountain bike, consigliamo a tutti di partecipare all'Aquila il 20 giugno, che sarà di sabato, sì, sera. Di sabato sera dalle 19 alle 23, in bocca al lupo Luca, allora, per questa, grazie, manifestazione. E adesso è arrivato il momento del Velo Club Mosciano, tra un po' parleremo con tutti voi, però intanto Cristiano, siamo pronti per il meeting? Siamo pronti per il meeting, chi? L'Abruzzo? Sì, sì, l'Abruzzo e anche insomma la squadra. Sì, 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 ma la Veloclub Mosciano è una squadra che a me è sempre piaciuta tanto. E l'ambiente è bello in generale sui bambini, io negli ultimi anni l'ho seguito un po' di più, il mondo dei bambini, e è un bel ambiente. In Abruzzo è bello, cioè c'è tanto sport, tanta educazione, sono delle belle squadre. La Veloclub Mosciano è una squadra che mi piace particolarmente per un motivo, perché si corre poco con la determinazione alla vittoria, ma si corre di più per la prestazione, si corre di più per i valori fondamentali, il rispetto dell'avversario, il rispetto per il compagno, e per la tanta, veramente per l'educazione, lavorano molto, molto da dopo scuola, sì. E a me piace tanto perché comunque legano lo sport a questo mondo qua. I loro direttori sportivi sono delle persone, oltre ad essere preparati e seguirli a livello tecnico, voi lo sapete, il ciclismo è un po' noioso, soprattutto sui bambini, vuol dire trovarci gli stimoli e farli divertire non è semplice, non stanno a giocare a pallone, il pallone ci giocano tutti, anche le foche, con la bicicletta diventa un po' più difficile farli divertire. Nonostante ciò i ragazzi si divertono, vanno agli allenamenti contenti, hanno una bella unione. E il meeting non è altro che loro si preoccupano molto di fare una bella sfilata, di preparare i ragazzi in maniera da fargli vivere questo evento come un evento sportivo, come una festa, come una crescita nell'ambiente dello sport. E non si parla assolutamente di che cosa succederà, certo, la domenica. Assolutamente. Gabriele, rivedi la tua squadra in tutto quello che ha detto Cristiano? Voglio anche ringraziare Cristiano perché lui viene da genitore e ci dà anche una mano a volte a preparare questi ragazzi. Veramente, innanzitutto voglio fare i saluti del presidente cardinale a tutto lo staff di Velo che mi ha raccomandato prima di venire qua di mandare i saluti al Noi contraccambiamo perché Francesco è stato veramente ed è un personaggio del ciclismo abruzzese importante, che negli ultimi 30 anni, 40 anni ha dato molto, ma soprattutto ha dato molto, sì, soprattutto al ciclismo, alle categorie giovanissime. Lui ci punta tanto e quest'anno, diciamo, da tanti anni che facciamo gli esordienti, quest'anno non l'abbiamo fatto perché pure un pochettino non avevamo chi li preparava e perché ci volevamo dedicarci un pochettino un po' più al meeting, visto che giocavamo in casa, volevamo fare una bella figura. Ma noi
per noi il meeting è bello, dobbiamo ringraziare pure Cesarini che è riuscito a portarlo in Abruzzo, veramente ragazzi, è una grande opportunità, ma soprattutto perché la nostra scuola ciclismo, come diceva proprio Cristiano, è, noi ci dobbiamo divertire con la bicicletta, non vogliamo che sentono il peso della corsa o quant'altro, noi, per noi deve essere un gioco, e quest'anno abbiamo anche poi dei genitori favolosi che tutti portano i bambini sempre intanto l'esultanza dei genitori, sì, ho visto. No, ma sono veramente sono dei genitori favolosi, soprattutto perché non prezzano i bambini, indipendentemente dal risultato che il ragazzino fa, per loro è sempre una vittoria, perché veramente trovare un ragazzino che va a correre, a soffrire, guarda che è da ammirare. Io ho un mio figlio che corre un G3 e c'è un altro che è allievo, ma posso tuo dire che ha fatto così corre lui no, l'importante è che si appassiona. Noi, il nostro dovere è quello di far appassionare questi bambini a questo sport, perché veramente sì. Noi abbiamo 26 ragazzini e sono tutti bravi, ma noi prendiamo Teramo, Giulianova, Roseto, Pineto, cioè abbiamo un comprensorio vasto, solamente 26 bambini. Posso dire che sono pochi per il comprensorio che abbiamo. Vorremmo altri bambini che si avvicinassero a questo sport, però purtroppo si corre la domenica e 3 allenamenti settimanali, e capisco che pure per la famiglia desidera privare di parecchio sai, andare al mare o quant'altro. Certo, assolutamente. Ecco. Li andiamo a conoscere tutti? Gabriele, a te la scelta, a chi dare per primo il microfono. Allora iniziamo proprio da quelli di casa, tipo ecco con le ruoli, ecco chi sei? Ciao, ti chiami? Allora, cominciamo, uno alla volta. Ciao, ti chiami? Colleruoli Gianmarco. Gianmarco Colleruoli, vieni da? Pineto. Quindi da qui vicino. Sì. Quindi al meeting, insomma, dovrai fare pochi metri per andare a correre, Quanti anni hai? 8. 8 anni. Ciclista preferito? Taccone. Taccone? Io che mi aspettavo? Contador, Aru, Nibali, From, Taccone. Ma non Cristiano però. Non Cristiano, il papà. Ah, ok. Va bene. Ciao, ti chiami? Angelozzi Lorenzo. Lorenzo Angelozzi, vieni da? Pineto. Ah, Pineto pure tu, ma siete amici? Sì. Ah, siete amici, quindi fate il ciclismo insieme? Sì. Ok. Senti, per te invece com'è andare in bicicletta? Come ti trovi con la squadra? Bene. Bello? È bello. Sì. Il direttore sportivo com'è? Bravo? Bravo. È bravo, va bene. Avanti ancora. Ciao, ti chiami? Colleruoli Matteo. Sei il fratello? Sì. Ah, Matteo Colleruoli, quindi immagino che tu venga da Pineto, anche tu. Pineto. Quanti anni hai? 10. 10 anni, per te invece il corridore preferito chi è? Contador, va bene. Giulia, l'unica che, se non ho visto male, l'unica ragazza? Sei l'unica? Ciao Giulia. Ciao. Ah, ce n'è anche un'altra ma non è venuta. Tre bambine, Deva, Ginevra e Giulia. Deva, Ginevra e Giulia, quindi a Deva e Ginevra facciamo un saluto. Invece Giulia, vieni da? Castellalto. Da Castellalto, e quanti anni hai? 8. Eccetto fratello invece in tribuna d'onore più sopra, eccolo lì. Senti, invece per te com'è stato andare in bicicletta? Innanzitutto come ti trovi con tutti questi uomini? Bene. Ah, ti trovi bene? Sì, va bene. Tu sei fortissima, quindi metti dietro tutti, pure gli uomini? Più o meno, dai, diciamo di sì, ecco. Va bene, in bocca al lupo Giulia, ancora avanti. Ciao, ti chiami? Nicolò Di Giacomo. Nicolò Di Giacomo, vieni da? Bellante. Da Bellante, quanti anni hai? 10, 11 quasi. 10, 11 quasi. Lui è il capitano della Mociano. Ah, è il capitano. È il capitano. Insomma, è un ruolo importante quello di capitano, come quello di Contador, di Aru. Insomma, se si sente il peso, la responsabilità... Più o meno, No. Eppure guardate, a volte si riflette, no? Possibile avremo il prossimo sindaco di Mosciano, avremo un dottore, esatto. Uno specialista, avremo un grande giornalista qui in mezzo.
non è detto che avremo solo campioni di ciclismo, capito? Assolutamente. Poi questo... hai lo stesso cognome di Claudio, che è adesso in ripresa, che è il nostro operatore di ripresa. Porti anche gli occhiali come Claudio, quindi probabilmente sarete... mi è anche somigliato un pochino. Forse facciamo capitano pure lui allora. Ma forse facciamo capitano anche Claudio, che non vedete ma è dietro la telecamera. Va bene, complimenti, in bocca al lupo. Passiamo avanti. Ciao, ti chiami? Filippo Sabatini. Vieni da? Giulianova. Da Giulianova. Quanti anni hai? 11. 11 anni, il corridore preferito è? Contador. Tutti, vabbè, tutti Contador, lo so, vabbè, ma d'altronde loro chi ha... ormai, loro con me. Guarda, io tra un po' vengo da te, non sapete a chi sto dicendo. Se mi dici anche tu Taccone, corridore preferito, poi facciamo i conti. Va bene, in bocca al lupo, Ciao, ti chiami? Gianluca Valentini. Gianluca Valentini, vieni da? Villa Romita. Da? Villa Romita. Villa Romita, in provincia di Teramo? Di Teramo. Senti, per te com'è stato, com'è l'esperienza andare in bicicletta con tanti amici? Bene. È bella? Ti sei fatto tanti amici? Ok, per il meeting siamo pronti? Sì, sì, siamo pronti, va bene, va bene. Bocca al lupo. Saliamo al primo anello con... Davide Di Sante. Davide Di Sante, ciao. Tu vieni da? Pagliari Morro d'Oro, in provincia di Teramo. Pagliari di Morro d'Oro, quanti anni hai? Quasi 10. Quasi 10, quindi come il tuo compagno quasi 11, tu quasi 10, ok. Senti, per te il corridore preferito è? Fabio Aru, va bene, va bene. A presto, proprio a te dicevo, esattamente. Tu ti chiami? Ivan Taccone, quanti anni hai? 9. Ecco, vieni da? Avezzano. Corridore preferito? Nairo Quintana e Rodriguez, caro il mio Cristiano, attenzione, ha tirato fuori due scalatori. Sei uno scalatore? Sì. Vorresti essere uno scalatore? Sì. Come il nonno? Sì. Ok, va bene. Più forte o meno forte di nonno? Più o meno? Sicuramente più o meno. Vediamo, c'è te. Scusa, più forte o meno forte di me? Più forte. Dai, non scherziamo. Ancora avanti, ciao Ivan. Ciao, ti chiami? Davide Franchi. Davide Franchi, quanti anni hai? Quasi 10, vieni da? Pineto. Da Pineto, quindi anche tu sei amico loro? Quindi avete fatto una comitiva tutta pinetese. Insomma, il meeting che si correrà vicino casa, insomma, verranno i genitori, siete già pronti? Sì. Sì, sì. Com'è? Come ti trovi in questa squadra? Bene. Senti, il capitano che è proprio sotto di te com'è? Bravo. È bravo il capitano, perfetto, va bene, va bene. Ancora avanti. Molto forte in volata. Molto forte in volata il capitano. Ciao, ti chiami? Io mi chiamo Davide Franchi. Davide Franchi, ma siete... No, ok. Quanti anni hai? 10. 10 anni e vieni da? Giulianova. Da Giulianova. Senti, le tue caratteristiche, sei un corridore da volata, salita, come? Volata. Da volata. Come chi? Chi ti ispiri? Modolo, Greipel, Kittel, Cavendish. Cavendish, Mark Cavendish, ok. Perfetto, andiamo avanti. È tuo figlio, sì. Gabriele. Mi chiamo Matteo Bonaventura. Sì? Vengo da Giulianova. E ho 8 anni. Il mio corridore preferito è Fabio Aru. Sì? E Nero Quintana. Ci fai il gesto di quando tuo padre ha detto corre anche mio figlio, come hai fatto? Più o meno, così. Insomma, più o meno, Sì, si fa quel che si può. Ok, ciao. Tu sei il fratello di Giulia e ti chiami? Marco. Ciao Marco, quanti anni hai? Da dove vieni? Ho 9 anni e vengo da Casemolino. Ok, e corridore preferito? Fabio Aru, quindi ti piace andare in salita? Sì. Ok, prospettive per il meeting, che cosa ti aspetti dal meeting di Pineto? C'è arrivato un suggerimento? No, ok. Cosa ti aspetti? Vabbè, di fare bene comunque, di divertirti, sicuramente sarà lo spirito quello di divertirsi. Va bene Marco, in bocca al lupo, ci siamo quasi, siamo gli ultimi tre. Ciao, ti chiami? Matteo Silvestrini. Come? Matteo Silvestrini. Ciao Matteo, quanti anni hai, da dove vieni? 12, da Giulianova. Da Giulianova, senti, anche ho visto una comitiva di Giulianova molto folta, avete fatto amicizia. Ok, categoria? G6.
Gisè. Corridore preferito? Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali, ok, quindi sei anche tu da salita, da fatica. Sì. Ah, mi ha beccato Maurizio da qui in fallo, in mezzo allo studio. Ok, ma più che altro non è un problema, è un problema mio che non ci sento molto bene, ma è un problema tutto mio. Andiamo avanti. Quanti ne mancano? 4 ne mancano ancora, avevo fatto male i conti. Ciao, ti chiami? Valentini Giacomo. Giacomo, ciao. Quanti anni hai? 10. Da dove vieni? Teramo. Da Teramo, da Teramo. Caratteristiche, corridore preferito, come ti trovi con la squadra, insomma, chi è il tuo migliore amico? Tema libero. Il mio corridore preferito è Auru. Sì? E mi trovo bene con la squadra. Ti trovi bene con la squadra. Con chi hai fatto amicizia? Col capitano. Tutti con il capitano. Sono veramente ciclisti, cioè hanno proprio... con quella fianca al capitano che c'ha i capelli biondi. Ah, a lui, ok, ok. Va bene, va bene, va bene, in bocca al lupo. Ciao, il più... non so se tu sei il più alto o quello che ha alzato di più la sedia. Secondo me è la seconda. Ah, sei il più alto, poi hai alzato anche la sedia. Molto di più di tutti gli altri, sembra un gigante. Ciao, ti chiami? Federico Berardinelli. Federico Berardinelli, vieni da? Roseto. Da Roseto, quanti anni hai? Quasi 11. Quasi? 11. Quasi 11, categoria? G5. Sei pronto per il meeting? Sì. Ci siamo? Prospettive, cosa ti aspetti di fare bene? Sì. Perfetto, perfetto. Ok, in bocca al lupo. Ciao, ti chiami? Alessandro Core. Alessandro Core? Sì, c'è un ritorno, non ti preoccupare, non è successo niente. Vieni da, quanti anni hai? Mosciano e ho 11 anni. Da Mosciano ho 11 anni, quindi praticamente corri in casa, sostanzialmente, la squadra è di Mosciano. Corridore preferito? Nibali. Senti, come va a scuola? Com'è? Io ho detto, è il primo a cui lo chiedo e non l'ho chiesto a nessuno, magari potevo avere delle risposte tipo benissimo. È vero, non l'ho detto a nessuno, Giulia. Com'è? Perché qual è, quali sono i problemi? Si va avanti. Com'è? Al microfono devi parlare, se no... Si va avanti. Si va avanti? Ah, ok, ok, la pensavo molto più drammatica la questione. Ok, va bene. Ciao, concludiamo con... Simone Silvestrini. Ciao Simone, quanti anni hai? Da dove vieni? 12 e vengo da Giulianova. Vieni da Giulianova, come ti trovi con la squadra? Bene. Senti, vuoi vedere se ti faccio la domanda? A scuola come va? Pure tu. Dai, ma dite bene, fate almeno, facciamo almeno finta. Bene. Va bene, ragazzi, fatemi un applauso. Fatemi un applauso. Anzi, c'è il coreografo. 1, 2, 3. Esatto, esatto. Siamo, sono le 22.36, siamo quasi in chiusura. Leggiamo qualche messaggio? Grazie a Maurizio da qui, che ci supporta dalla regia. Eccolo qua. Questo l'abbiamo letto però, Maurizio. Bravo, sì, Dario Cataldo, sì. Un saluto particolare a Giuliani e Rabottini da un vostro caro amico di Notaresco. Ma non invecchiate mai? Non lo so, un vostro amico di Notaresco che però... A Notaresco abbiamo tanti amici. E tra l'altro a Notaresco ci sono stati corridori importanti nel ciclismo abruzzese e probabilmente sarà uno dei nostri corridori che abbiamo incontrato a volte nelle nostre competizioni. Perfetto, altri messaggi li vediamo tutti velocemente, Maurizio, senza commentarli, altrimenti facciamo notte. Un saluto al Veloclub Mosciano, in particolare a mio nipote Davide Di Sante. Scusate, mi ricordate chi è Davide Di Sante? Ah, sei tu, eccolo qua, che esulti anche. Mio nipote, sei fortissimo, ciao da zio Marino, complimenti per la trasmissione, grazie Marino. Altri messaggi. Jacopo, se gareggiati tu e Luciano, non sei tu ad aspettare, ma lui ad aspettare te. Guarda, siamo su questo, infatti la mia era una battuta. Infatti ecco perché mi volevo segnare alla 2, perché così lui mi aspettava, esattamente, cioè, ancora avanti, però dovremmo provarla, Luciano, perché una volta le società professionistiche avevano tutti un grande valore, adesso c'è la Serie A e la Serie C, sarebbe lunga, vero Stefano? Come in tutti gli sport. Come in tutti gli sport, purtroppo. È così. Un grosso in bocca al lupo a Damiano Cuneco, glielo facciamo anche noi. Malavini Fantini, per fare classifica al giro si deve affidare ad atleti di spessore. Buonasera. Va bene, poi Stefano, magari ti rinvideremo perché faremo un altro consuntivo a stagione in corso della stagione Vini Fantini. Sono finiti? Allora fatemi tornare
alla postazione, perché io mi avvicino sempre per leggere. Leggiamo i prossimi appuntamenti che riguardano l'Abruzzo, perché Molise bisognerà aspettare. Ovviamente vi ricordo sabato 20 giugno la seconda gara notturna a coppie. Maurizio, non togliere gli appuntamenti nel momento in cui mi sto avvicinando. Eccoli qua. Eccoli qua. 7 giugno a Sulmona, 57esimo Gran Premio Confetti Pelino, 13esimo Memorial Alfonso e Olindo Pelino, ovviamente a Sulmona, categoria allievi. 7 giugno sempre fuori strada, 12esima Marathon degli Stazzi a Scanno. 7 giugno bici giocando nel parco nella giornata dello sport, categoria giovanissimi a Pescara, Parco Caserma di Cocco. Poi le prossime sono il 14 giugno e quindi avremo tempo per commentarle. Vi ricordo ancora una volta, Luca, se puoi alzare la locandina, sabato 20 giugno invece dalle ore 19 alle ore 23, ci ha pensato Maurizio dalla regia, la seconda gara notturna a coppie all'Aquila di mountain bike. Prima di chiudere io questa la devo fare. Maurizio, mi ritrovi, le indicazioni? Le indicazioni in finto giapponese, per cortesia, le rimandiamo. In partenza, ma no dopo, capito? Sì. Oggi puoi andare pure nel rapporto, ok, qua si spinge oggi. Lui ti dice go, stop, derechi, di schierda, come te fa, ok? Pronti via, dentro, ma non tu, a seguire. Se poi non succede niente, vicino a lui. E poi... Ok? Questo che cos'era? Il sorriso, quando sale. Senti, Sempre. Adesso in 2 minuti ce la devi spiegare. Cioè io l'ho rivista tante volte, ho più o meno capito, cioè nel senso, se parte la fuga, tu non andare subito in fuga, ma se parte la fuga, entraci dentro. È giusta? Allora, adesso... Il sorriso quando sale. I giapponesi non parlano inglese come noi magari pensiamo, i giapponesi parlano tutti perché inglese. Perché altrimenti io con l'inglese, non parlo inglese, tranquillo. L'unico modo è la gestualità. Certo. Allora ci sono delle affinità che piano piano in gara abbiamo costruito e lui sapeva... questo per esempio! Dopo salti, cioè tu tiri fin quando te lo dico io e poi salti gruppetto. Ok. Poi queste erano le strade bianche. Ma tu vedrai quello che arriva dopo. Questo te l'ho fatto Gazzetta TV, eh? Noi l'abbiamo preso da Gazzetta TV, non è su YouTube. Guarda, posso dare un'anteprima? Sì. Allora eravamo al Coppie Bartale, a un certo punto dico a Filosi, neoprofessionista, dai la borraccia a Cuneo, che aveva avuto un piccolo problema, non posso dire tutto. Dai la borraccia a Cuneo, che appena vai avanti, prende la borraccia e la butta. Allora io ho detto, ma si può vincere la guerra? Perciò sarà tutto... Perfetto, aspettiamo... È uno più bello dell'altro. Aspettiamo ovviamente il prossimo video. È finita anche questa puntata numero 14 di Veloci. Siamo divertiti, io ringrazio. Come di consueto lo ritroveremo però giovedì prossimo. Luciano Robottini, ciao Luciano! Buonasera a tutti! Un applauso, Lo ringrazio, gli faccio un grande in bocca al lupo, a lui e alla sua squadra, Gabriele Marchesani, ciao Gabriele! Buonasera a tutti! Grazie soprattutto delle risate, ma anche perché è sempre disponibile ed è il direttore sportivo della Fantini Nippo De Rosa, Vini Fantini Nippo De Rosa, Stefano Giuliani, ciao Stefano! Con anche la clac, grazie a Stefano Taccone, Stefano Taccone, Cristiano Taccone, stasera va bene tutto! Mi perdonerai, ma con tutti i nomi, non so poi come è venuto Stefano Taccone. Non lo so. Comunque mi avete invitato, mio figlio mi ha detto che può essere più forte di me, tu mi chiami Stefano Taccone? La prossima volta non vieni, magari ti invitiamo e non vieni, magari ci dai buca, scherzo ovviamente, grazie Cristiano, grazie a Paolo Festa, ciao Paolo, grazie a Luca Gala, grazie a Gabriele Di Buonaventura. E a tutti i ragazzi del Velo Club Mociano, ciao ragazzi! È tutto per questa sera, noi ci vediamo giovedì prossimo in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte!